SIGEP 2017, tra le interviste immancabili c'è quella con Claudio Percuoco, Deus ex machina della Caffè Moreno SRL. Buongiorno Claudio e bentornato dinanzi ai microfoni di Vending TV e VendingNews.it. Buongiorno, buongiorno a tutti. Caffè Moreno è presente a SIGEP 2017, un'occasione per andare a strutturarsi ancora di più nel settore dell'oreca, del microoreca e di tutto ciò che è rivolto al fuoricasa. Eh sì, diciamo che poi la nostra storia è sempre stata nelle bar, oggi è estesa anche in altri settori, ma il bar è stata sempre la nostra mission principale, quindi continuiamo con l'estensione del nostro marchio, dei nostri prodotti anche in territori che prima erano per noi sconosciuti e ci stanno facendo estendere sempre di più la nostra distribuzione del prodotto. E a questo proposito, noi non ci incontriamo da 15 mesi, ovvero da Host 2015. Nel corso di quell'intervista avevi dichiarato appunto che andavate a proporvi a nuovi territori. Oggi avete implementato tutte le aree in cui non eravate ben presenti. Dove siete? Il centro sud, che è la nostra roccaforte, oggi è stata incrementata con i territori del nord Italia. Abbiamo messo una nuova agenzia in Piemonte, in Lombardia, in Liguria già da qualche anno, e quindi stiamo un po' coprendo anche le parti che erano prima servite ma direttamente dall'azienda, ma che oggi invece hanno una copertura territoriale con degli agenti del luogo, e quindi fanno sì che possiamo dare un servizio sempre maggiore. Il bar è un'attività che va servita in un certo modo, con un servizio molto capillare, quindi c'è bisogno di una presenza fissa nel territorio. Tra l'altro anche in Calabria abbiamo aperto una nuova agenzia con un nuovo collaboratore che è iniziato da poco. Anche la Calabria era un territorio che avevamo solo sempre sfiorato, e oggi abbiamo messo piede anche lì, grazie a un nuovo collaboratore entrato da quasi un anno e che sta con noi. Nel corso dell'ultimo anno, uno dei prodotti che è stato particolarmente gradito dal settore, in questo caso parliamo di vending, è la macchina Pipita. Ce ne parli? Sì, noi chiaramente, come ben sai, gli ascoltatori Vending News sanno, siamo ben presenti anche nel settore monodose, che oggi abbiamo con quattro tipologie di capsule diverse, e il mercato, soprattutto quello famiglia, lo stiamo coprendo anche con una macchina che abbiamo voluto lanciare. Abbiamo lanciato anche un nome di un nostro ex fan che era il Pipita, e quindi abbiamo dato anche questo nome alla macchina, e proprio per avere una completezza per le famiglie che si vogliono rivolgere a noi in tutto, cioè da sia col caffè che con la macchina, e quindi abbiamo lanciato questa nuova macchina che ci dà una buona soddisfazione, e quindi il mercato lo stiamo coprendo con gli altri compatibili, perché oggi come sanno gli ascoltatori, le compatibili sono un po' il traino del mercato del monodose, perché le aziende più grosse continuano a produrre sempre più macchine di varie tipologie a prezzi molto molto competitivi, e quindi il compatibile diventa poi la scelta per differenziare il caffè che ognuno vuole scegliere liberamente. Claudio, il SIGEP è nato come Salone Internazionale della Gelateria e della Panificazione Pasticceria, si è allargato con nelle ultime edizioni anche al caffè e ad alcuni player del vending. Voi siete presenti già da qualche edizione, qual è stata l'evoluzione di Caffè Moreno anche grazie al SIGEP? SIGEP prima era una fiera molto molto nazionale, quindi veniva il gelatiere, il pasticciere delle varie regioni italiane. Oggi ha una visione anche molto importante per l'estero, è molto pubblicizzata all'estero questa fiera, e quindi ci ha aperto anche mercati esteri importanti, quindi noi la facciamo con grossi investimenti anche di stand sempre più grandi, più importanti, proprio perché per accogliere il pubblico che ci viene a trovare, e chiaramente cercando di aprire sempre nuovi mercati. Quindi da questo punto di vista SIGEP è una vetrina importantissima anche per il campo caffè, che è un campo
quasi che si è intrufolato in questa fiera, perché è una fiera che nasce appunto, come dicevi tu, come gelateria e pasticceria. Però il caffè alla fine fa parte del settore, quindi noi ci prendiamo la nostra fetta. E ho notato che poi anche molti torrefattori che prima non la facevano, man mano vengono a farla anche loro, perché si rendono conto che la fiera effettivamente dà molto. E dà tantissimo anche e soprattutto a quelli che sono i visitatori esteri, coloro che arrivano da altri paesi d'Europa, ma anche dall'Africa, dall'est dell'Europa, e l'Asia, eccetera. Quanto conta per voi l'esportazione in termini di fatturato? Ma guarda, ti dico, il fatturato dall'estero a noi cresce. Forse in percentuale del fatturato nazionale non è tantissima la crescita, perché fortunatamente per noi, come dicevo, non è, è un gioco di parole, cresciamo anche molto bene nel nazionale, anzi. E quindi le percentuali forse sono sempre basse rispetto al rapporto nazionale, ma perché anche nel nazionale stiamo avendo crescite anche a doppia cifra ogni anno, quindi l'estero a pari passo segue appunto questo trend di crescita dell'azienda, e quindi questo ci inorgoglisce al di là dei numeri economici, proprio perché il marchio si sta rafforzando sempre di più. Non siamo ai livelli dei big, però Moreno oggi diventa un nome del mercato, ecco, e questa è la cosa più bella, quando qualche distributore dice sì, vi conosco, quindi significa che l'azienda sta lavorando bene. E anche molto merito della qualità che con grandissima costanza continua a dare un risultato d'eccellenza in tazza. È la prima nostra prerogativa, perché siamo sempre partiti dalla qualità. Questo lo diranno tutti, forse è una cosa anche scontata, ma noi per noi che veniamo da Napoli, dove per noi il caffè è tutto, un caffè sbagliato da un barista che fa il nostro caffè per noi è qualcosa di anomalo che dobbiamo correggere. Quindi pretendiamo dai nostri collaboratori, dai baristi che ci fanno il nostro caffè, il massimo per cercare sempre di dare un buon caffè. Questa è la nostra storia. Io che sono molto meticoloso e molto esigente, pretendo da te, come tutte le volte che ci incontriamo a ogni fiera, un buon caffè estratto in tazza, come solo loro sanno fare. Mentre lui nel frattempo quindi provvede a disporre il caffè da poter riuscire a bere insieme al cameraman, noi proseguiamo e vi diamo appuntamento tra pochissimo. Non andate via, perché abbiamo altre interviste da proporvi. Ciao Claudio. Ciao a tutti, alla prossima fiera. Grazie. Non andate via.